La Terra fa davvero acqua da tutte le parti. Lo hanno riscoperto le ragazze e i ragazzi delle 48 classi delle primarie che si sono dati appuntamento al cinema Fanfulla di Viale Pavia Lodi per dar vita a modo loro alla Giornata Mondiale dell'Acqua. Li ha chiamati a raccolta SAL, la società acqua lodigiana, per una buona causa: riflettere sul valore dell'acqua, bene primario che non va sprecato. Ad attenderli al Fanfulla, la mostra dei lavori realizzati dagli studenti delle 11 classi del liceo artistico Callisto Piazza, che si sono davvero superati per raccontare l'acqua con disegni, manifesti e fumetti. Eccoli. Cosa faccio? Mi pago con un assegno o con un... Quando rientrano i bambini. Rientrano, mangiano e poi rientrano. Grande declaro, quando metto in un cinema ce la Poi, nel salone del cinema, ragazze e ragazzi hanno assistito allo spettacolo messo assieme dalla compagnia dei piccoli, Mattia Cabrini e Andrea Migliorini, con la rappresentazione dal titolo Abracadacqua, hanno ricordato a tutti, alunni, insegnanti e ospiti, quanto sia delicato il nostro pianeta che fa acqua da tutte le parti. Bisogna prestargli attenzione e cura perché continui ad essere accogliente nei confronti di tutti gli esseri viventi. Infine, spazio all'acquizzone, la sfida conclusiva del campionato lodigiano dell'acqua, l'iniziativa promossa da SAL assieme al Movimento per la lotta contro la fame nel mondo per far scoprire a ragazze e ragazzi lo straordinario mondo dell'acqua. Quest'anno al concorso hanno partecipato ben 48 classi delle primarie lodigiane e alla sfida finale per la conquista della Goccia 2024, il trofeo in palio, sono approdati i due rappresentanti delle scuole di Casal Pusterlengo, Grafignana, Maleo, Mulazzano e Lodi, presente con la Don Gnocchi. Dopo la lunga serie di domande e risposte multiple, la cerimonia di premiazione alla presenza di organizzatori ed enti sostenitori. Premio di consolazione anzitutto ai due campioncini esclusi dalla finale per sorteggio. Poi consegnati i riconoscimenti per il quarto posto ai finalisti delle scuole di Mulazzano e di Grafignana, finiti a pari merito. Terzo posto quindi conquistato dalla primaria Andena di Casal Pusterlengo. Al secondo posto, con uno scarto minimo rispetto ai vincitori, ecco i due specialisti della Don Gnocchi di Lodi. La goccia di Sal è andata infine alla primaria di Maleo, artefice di una finale al Fulmicotone.